Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui io e Viola risponderemo a domande a sfondo sessuale melanzana. Non è domande a sfondo sessuale. Tu non lo sai. Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio delle risposte brutalmente oneste insieme a Viola. Ciao a tutti. Come al solito vi ho chiesto di farmi delle domande sul mio profilo Instagram, ovvero Chiocciole di Ianno. Dunque oggi andremo a rispondere. Piccola premessa, visto che chi mi segue su Instagram sa sempre le cose molto in anticipo, ormai da una settimana, due settimane, ho spoilerato di aver comprato una nuova auto da corsa. La prima domanda che ho messo è relativa proprio a questa, perché sono tutti pronti sulla tastiera a fare domande a riguardo, perché vogliono sapere che cosa ho preso. Porterai Viola in pista con la nuova auto da corsa? C'è che io guido. Voi non lo sapete, ma l'auto che ho preso è una monoposto, quindi non è possibile portare Viola insieme a me. Sinceramente non so se te la farei guidare. Te la sentiresti? No, ovviamente. Ah, ok. Tra l'altro ieri siamo proprio andati insieme a ritirarla. È molto più piccola di quanto pensassi. E già questo è un grande spoiler. Andiamo nel profondo. Se potessi cambiare qualcosa della tua vita, cosa sarebbe e perché? Non per il futuro, ma del passato, presumo. Ah, del passato. Mi impegnerei di più affinché io potessi entrare all'interno della scuola di danza. Ora mi troverei a Roma, probabilmente. E io e te non faremo questo video. O forse no, non è detto. Io forse cambierei la scuola che ho fatto alle superiori. Avete mai pensato di aprire una società assieme? No. No? Però in realtà spesso mi capita di sfruttare, ovviamente in senso positivo, il contributo di Viola e la sua capacità artistica anche per dei miei contenuti. E in particolare proprio sull'auto da corsa ci sarà una cosa disegnata da lei in grafica che farà da mascotte e sulla quale non vi posso dire altro. Qual è il modo più strano con cui hai guadagnato dei soldi? Ho venduto le foto dei piedi a Peppe Fetish. Una volta mi hanno chiesto di fare delle bozze, quindi neanche il disegno esecutivo, mi hanno pagato per fare le bozze di un tatuaggio. Poi l'hanno usate per... Poi l'hanno fatto? Sì. Che basta. Io non lo sapevo, io gli stavo facendo i bozzetti, poi dovevano sceglierne uno, gliel'avrei fatto bello in digitale. Io non posso entrare troppo nei dettagli, cercate di capirmi. Sono stato pagato per andare in un posto senza realizzare un video, senza realizzare contenuti, cioè proprio solo per essere lì, tanti soldi, e l'ho fatto. Non si è capito niente. Non posso dire di più di così, raga. Anno con il fatturato maggiore. L'anno con il fatturato maggiore è il 2023. L'anno scorso era il 2022. L'anno scorso era il 2021. Questo perché fortunatamente ogni singolo anno continua a crescere. E in particolare quest'anno non so cosa stia succedendo, ma sembrerebbe che tutto stia andando tipo... Viola è antipatica durante il suo periodo? Penso intenda le mestruazioni. Più in preciclo, non durante. Ora ce l'ho. Sono antipatica? Sì. Questa è una domanda seria, molto brutta. Hai mai avuto paura che Edoardo morisse in auto? Sai che no, più in moto. Quando esce in moto un po' ho quel brividino che non mi lascia tranquilla finché mi scrive sono a casa. Io ovviamente non posso rispondere per me. È chiaro che se stai facendo il pirla è un altro discorso. Però come ogni altra cosa nella vita ha i suoi rischi. Anche uscire per strada e camminare sul marciapiede ha il suo rischio. E quindi in un certo senso quando comunque entri in auto, ti metti il casco in testa per andare in moto, stai in un certo senso anche accettando quel lato. Risposte brutalmente oneste, entriamo anche un po' più nel personale. Quanto sei pirla da 1 a 10 per Viola? 11. Aspetta, ma cosa... No, fai 10, non 1. 10, no. Vivi tutti i giorni, tutto il giorno la stessa cosa, è bello divertirsi e renderla un po' diversa. Risposta raga, tanto veramente. Quali sono le cose più infantili che fate tuttora? Che ti svegli al mattino tutto così. Vieni qui, abbracciami tu. È cringiata. Dai, vieni qui tu. Quando la rendo felice per qualcosa, inconsapevolmente inizia a scodinzolare con le gambe e i piedi. Più tardi mangiamo il sushi e lei la senti. Regia, mettiamo la musica, entriamo nelle domande un po' più hot. Stavamo aspettando solo questo. Solo questo. L'avete mai fatto in garage? No. Ma che cacchio lo fa in garage, raga? Fa freddo. Ma poi perché, no? Che mutande stai indossando, Viola? C'è che non mi ricordo. Rosa. Oh, oh, sono esattamente i colori di dei sette nani di Bertoldo. Di Cucciolo. Ma perché ieri ero vestita di rosa e non sono andata a casa mia a cambiarmi, quindi no, ancora le mutande di ieri. Perché mi ero portata i cambi abbinati a come ero vestita. Ah. Edo, ti ha mai fatto la mossa del pirata? Cos'è la mossa? Va bene così, va bene così. Io non posso farvelo leggere, ma se poteste vedere la lista delle domande, questa è una delle più normali. Hai mai fatto pipì su Edoardo? No. Non ci tengo a farmelo fare, sinceramente. So che ognuno ha le sue cose, non entriamo nei meriti degli interessi di ciascuno, però sinceramente molto too much questa cosa. A proposito, cosa ne pensate dei feticisti? Non mi fa schifo, ma non è nemmeno quella roba che oddio, capito? Sono più belle le mani.
Bruh. Dai, ogni tanto ci sono delle mani degli uomini che sono proprio belle. Hai recuperato con i video i soldi della macchina? Sì, raga, ho già risposto diverse volte a questa domanda. Se faccio un progetto è perché, non dico che sono sicuro di rientrarci, comunque mi sono fatto i miei conti, i miei ragionamenti, le mie cose. Quindi sì, sono rientrato abbondantemente nell'investimento della macchina, che comunque vale i suoi soldi. Se oggi la vendessi non recupererei tutti i soldi, però comunque una buona percentuale sì, quindi stra top. Momento serio tra me e Viola. Momento più difficile della vostra relazione? Forse questo. Avrei risposto anch'io così. Siamo affrontando un periodo dove stiamo benissimo insieme, però dove comunque saltano fuori tante difficoltà. Questo è un periodo tosto. E quindi il fan di ora mette le dita nella piaga e dice: convivenza finiti gli studi. È uno dei temi legati anche ai nostri problemi e legati al fatto che Viola ora sta studiando in un'altra città. E quindi secondo me dipende molto da quello che sarà l'evoluzione del suo percorso di studi. Tosta, eh? Non lo so, raga. Non mi sento di dire cose che poi magari non va così. Spero che apprezziate la sincerità nel rispondere a questa domanda in questo momento di questo contesto, che penso sia giusta da raccontare, perché non è che sempre in tutte le coppie tutto perfetto come si vede sui social. Stiamo benissimo adesso insieme, eh? Però è chiaro che ci si pone delle domande. Tra una settimana, ognuno per la sua strada. Quando l'anello al dito, raga, ma abbiamo 20 anni. A me piacerebbe sposarmi solo per l'abito, però. Grazie, dobbiamo rispondere così in maniera superficiale. A me il matrimonio spaventa. Perché? Che è un contratto, bro, cioè è un contratto, metti la clausolina sbagliata nel momento sbagliato. Vabbè. Comunque quando l'anello al dito basta, raga, chiedercelo, abbiamo 20 anni. Io ti sposerei, però se cambiassi 4 cose. Quel però lì, però maledetto. Momento cringissimo. Come chiameresti Edo a letto con il nome di un animale? Quindi deve essere anche qualcosa un po' sensuale. Vai, felino. No. Cringiata. Ho bisogno di qualche minuto per riprendere. Non so cosa chiedere, quindi hai fatto la cacca oggi? Hai fatto la cacca? Ah, a me? No. Perché le donne non fanno la cacca. Io oggi ho cagato 3 volte. È interessante perché ieri, in previsione dell'andare a ritirare la mia macchina col freddo alle 5 del mattino e tutto, c'ho il pancino un po' sensibile, ho preso le pastiglie per non andare in bagno, ma non sono servite a niente tutto il giorno quando dovevano servire. Hanno fatto effetto solamente la sera quando non riuscivo ad andare, ma dovevo. Cosa ne pensi della bike life? Una tamarrata, secondo me. Non mi dà fastidio perché non guido ancora, quindi in strada non ho questo problema. Se non ci fossero, probabilmente saremmo tutti più sereni. Non mi piace, raga. Io sono un po' boomer, l'ho sempre detto, non ve l'ho mai nascosto, sono anch'io abbastanza della sua idea. Tuttavia stracondivido il messaggio di 24/7 Fast Life, che secondo me comunque è chi ha portato la bike life in Italia e chi la sta portando, per cui sarebbe bello normalizzarla in centri adatti e adibiti a quello. Tipo gli skater. Esattamente. Perché non esiste un luogo dove potersi allenare, dove poter impennare, dove poterlo fare in sicurezza? Se mai ricorso ad interventi di chirurgia estetica, lo faresti? A che cosa? Io no. Adesso non sono un figo, Robby, sono un ragazzo normale. Non è che c'ho qualcosa che ti dico, madonna mia, sono... E anche milenco. Le vitamine a 30 anni? Le vitamine. Cioè, se ci avessi il naso qua, raga, sì, probabilmente sì, ma non avrei nulla contro uno che lo fa. È tutta uno che non si mette neanche la crema al mattino. A noi uomini basta l'acqua. Che è fatta in modo corretto. L'apprezzo. Tutto ciò che è eccessivo è brutto. Se i tuoi amici si fidanzassero con il o la tua ex, come la prenderesti? Metti che io e te non stiamo più insieme e tipo una tua amica si mette con me, come la prenderesti? Male. Però è anche giusto lasciar vivere, cioè nel senso la prenderei male. Ho capito, ma con tutte le persone che ci sono nel mondo, proprio la te dovevi mandare. Beh, pesante così, no? Ragazzi, io spero che abbiate apprezzato il nostro esserci messi a nudo in senso figurato. In tal caso vi invito a farmelo sapere lasciandomi un bel mi piace, che è gratis. Ultimamente la gente non mette più mi piace, non commenta più. Seguitemi sul mio profilo Instagram e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.